Bella gentaglia di Shikoku, io sono Luke e oggi vi porteremo un film ispirato a Mamma ho perso l'aereo. A partire da oggi fino a Natale porteremo un film al giorno ispirato ad un vero film di Natale. Dico ispirato perché i film non saranno proprio identici, anche perché questo film dura tipo 10-15 minuti e gli altri film durano 2 ore magari. Quindi non saranno proprio uguali, però si somiglieranno molto e noi abbiamo aggiunto qualche piccolo dettaglio ignorante. Vi ricordo ragazzi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi gli altri 3 film. E se volete supportare tutto questo lavoro, vi chiedo solamente di inserire nel codice creatore su Fortnite il codice Luke-Shikokujin. Grazie mille a tutti quelli che l'hanno fatto e quelli che lo faranno e buona visione. I biglietti! Prepara i biglietti! Sono sul tavolo in cucina! Dove hai messo le mutande col suscino? Ho bisogno delle mie pillole per il mal di pancia. Presto! A che ora dobbiamo svegliarci domani? Levati dalle scale, perdente! Ehi, polizia! Qualcuno mi porta qui il signor Pistola? Ehi, ragazzino! Dov'è tuo padre? Dovrebbe essere di sopra. Vada pure lei a chiamarlo. Ma non è casa mia, non posso Devo salire. scappare. Ciao. Ma guarda te. Mi scusi, signor Pistola! Eccomi! Chi mi cerca? Salve, finalmente. Sono la polizia. Non sarà mica venuto ad arrestarmi. Non si preoccupi. Sono venuto a dirle che ormai è quasi Natale e c'è un grosso pericolo che vengano i ladri in questo quartiere. Lei che sistemi di sicurezza ha? Oh, non si preoccupi, ho le serrature più sicure di tutto il quartiere. Pensi che l'unico modo per aprirle è urlare Sushi! Benissimo, ma tutto questo via vai? Perché domani partiamo per un viaggio nel famoso deserto di Palmeto. Non vediamo l'ora, ci siamo stufati di questo freddo. Oh, benissimo. Io la saluto allora. A presto. Ehi, amico, ti hanno detto qualcosa? Li abbiamo in pugno. In pugno? Ma io non voglio picchiare nessuno! Sei proprio scemo, forza, parti! Ehi, ragazzi, venite qui! Coccia! Subito! Lo vedete quell'uomo? Vi sembra gentile, vero? Sì, perché? Kevin, lo sai che quell'uomo 5 anni fa ha ucciso sua moglie e l'ha fatta a pezzettini? Si racconta che ogni Natale ne mangi un pezzettino, e è questo Natale. Mangerà il cranio! Oh, che fifone! Però devo ammettere che fa davvero paura. Kevin è un ragazzo come tanti. Ha una bella famiglia con tanti fratelli e sorelle. Però è un po' una peste. Sua mamma lo rimprovera spesso perché gioca sempre con gli Scar. Suo papà lo sgrida perché rimane sveglio fino a tardi a giocare a Fortnite. E tutti i suoi fratelli lo trattano male perché, beh, si sa, il fratello più piccolo è sempre quello più preso di mira anche se non fa nulla di male. Quella sera, Kevin, ancora spaventato per la storia del fratello, aveva bevuto il succo succoso di suo padre e lui si era arrabbiato così tanto che lo aveva chiuso in soffitta come castigo. Tutti,
Li odio tutti. Non posso fare mai niente. Si arrabbiano sempre tutti con me, anche se non faccio mai niente di male. E mi ritrovo in questa stupida soffitta in castigo. Basta! Vado a dormire. E quando mi sveglio vorrei essere solo. Vorrei che scomparissero tutti! Luke, Fra, forza, sveglia! Gino, Pino, su che è tardi! Sushi, pizza, Patsox, Pistola Junior, Giano, sveglia! Dobbiamo partire! Forza ragazzi, ultima chiamata! Stiamo per partire! Forza ragazzi, ultima chiamata! Stiamo per partire! Mamma, che dormita! Ah, già, ecco perché non sento casino. Sarà presto. Luke, Fra, Gino, Pino, Sushi, Pizza, Patsox, Pistola Junior, Giano! Aspetta un attimo, ma... il mio desiderio... sono libero! Sono scomparsi tutti! Yeah! Woo! Fai così! Scusa, ma a me non sembra molto vuota come casa. Non capisco. Dovrebbero essersene già andati da un pezzo. Torniamo domani. Riusciremo a rapinarli sicuramente. Saranno partiti. Oh, sì, cara. Finalmente un po' di meritato riposo. Già. Senti che bel calduccio. Davvero? Altro che il vento freddissimo di casa nostra. Casa nostra. Caro, è un po' che ci penso. Ma mi sembra di aver dimenticato qualcosa a casa nostra. Dici? Beh, che importa. Possiamo comprare tutto ciò che vogliamo qui. Hai ragione. Oh, che bello! Sono a casa da solo. Però mi fa paura una cosa. Il vicino misterioso. Vediamo che cosa sta facendo. Oh, mi ha visto! Ora verrà ad uccidermi! Forza, Kevin, rilassati. Stai calmo. Ti basta andare a letto e domani troverai tutti i tuoi parenti qui. Che rumore è? Aiuto! Eccoci. Tra esattamente 2 ore io entrerò dalla porta urlando sushi, mentre tu sfonderai la parete sul retro e irromperai in casa.
posso usare la testa per sfondarla. Sei proprio scemo tu. Usa quello che vuoi, basta che la sfondi. Aiuto, come faccio? Ho 2 ore. Scappo, sì, devo scappare, però va sempre a finire così. Faccio fare agli altri ciò che potrei fare io. Basta, ho deciso. A questi 2 ci penso io. Si va in scena. Nel frattempo, a Palmeto... Signora, ho lasciato mio figlio a casa e devo andare subito a riprenderlo. Quando è il primo volo per Borgallegro? Uè, signorina, stai scialla. Schiuscare! Vai tranquilla, dai. Domani mattina prendi il tuo bel aereo e te ne torni a casa. Scialla, bibi. Domani mattina? Io devo tornare subito da mio figlio. Minchia, Fra, ma che pazza, cosa ci posso fare io, bibi? Tornatene seduta e inizia a dirmi chi cazzo è il tuo gioielliere, Bibi, senza rompermi tanto i scu. Dai, amore, dovresti rilassarti. È solo una notte. Kevin se la caverà di sicuro. E così passarono 2 ore. E Kevin aveva tutto pronto. Ok, è arrivato il momento di entrare. Sei pronto? Vai nella parte opposta e sfonda la porta. Agli ordini! Sushi! Eh? Questo ragazzino crede davvero che io sia così stupido? Che male! Dannato ragazzino! Che male! Oh, ma perché devo sfondare la porta quando queste scale mi portano direttamente sul tetto? Io sono il più furbo del mondo! Ehi, ma che ci fai qui? Oh, le mie caviglie! Mi ha fatto una trappola quel ragazzino! Anche a me! Andiamo a prenderlo, non la passerà liscia! Entriamo! Ok! Cosa credi? Che una torretta giocattolo possa farci del male? Illuso, ormai sei nostro. Oddio, credevo di riuscirci. Come faccio? Aiuto! Non urlare, bel bambino. Ora ci penso io a te. Eh? Sei... Ciao ragazzo, non preoccuparti, non voglio farti del male, sono venuto per salvarti, non credere alle leggende metropolitane. Hai ragione, grazie vecchio. Di niente, piuttosto, ormai è mattina, vai fuori a vedere chi sta per arrivare. La mia famiglia, ne sono sicuro, vado subito. Mamma, papà! Kevin! Mamma, papà! E fu così che per i quasi 30 anni successivi quel film diventò il vero e proprio simbolo del Natale. E Kevin, la sua famiglia e l'anziano signore vissero tutti felici e contenti. Ma lo sapete chi vivrà più felice e contento di loro? Chi domani non si perderà il film di Fortnite che parla di... Il Grinch. E niente ragazzi, a domani.